società e il direttore per avermi scelto per far ripartire il calcio a Padova. E non nascondo che ci può essere un po' di emozione in questo momento, però siamo, anche perché anche io sono umano, quindi ho delle mie emozioni, allo stesso tempo devo fare in modo di contenerle come giusto che sia, perché me lo comporta la professione. E ho ascoltato un po' di cose da quello che ho sentito sia dall'amministratore che dal presidente, e penso che siano discorsi ovvi in questo momento qua, perché tutti quanti voi, noi, siamo rimasti scottati per quello che è successo. E vi prego che da oggi in poi parliamo solo della ripartenza e non parliamo di cose vecchie, perché penso che sia una risalita dove dobbiamo cercare di pensare e di fare le cose in maniera positiva da parte di tutti, incominciando dal sottoscritto. Quindi con grande umiltà e determinazione ci caliamo in questa categoria per cercare, come ha detto il signor sia il presidente sia l'amministratore, per cercare di fare un campionato dove sia degno del calcio a Padova. Prego. Sì, ma tu il campionato poi l'hai vinto anche l'anno scorso, anche i giovani sono fondamentali, no? Nella squadra, perché quattro devono andare in campo, avete già, so che magari fosse prematuro, però avete già portato un'idea di rosa, comunque col direttore, qualche nome, qualche... Beh, diciamo che la categoria dipende dai giovani, perché comunque io dico sempre ai ragazzi che la Lega Nazionale Dilettanti devono fargli un monumento, perché gli danno la possibilità di giocare per forza in questa categoria qua, e se ognuno di loro riuscisse a non giocare per forza in questa categoria, significherebbe che ha qualità per cercare di giocare a livelli più alti. Quindi, dato che c'è questo obbligo, tutti gli addetti ai lavori sono portati a scegliere, a valutare i migliori giovani per poter fare una squadra che, già partendo dai giovani, con tutte le difficoltà che possono avere in una crescita formativa, unendoli agli altri ragazzi sia dei titolari sia della rosa compresa, devono fare in modo di dare quel salto di qualità alla squadra. Allo stesso tempo c'è da unire, se vogliamo, quei giocatori che, sia sotto l'aspetto, e lo richiamo, di quattro stagioni, cioè maturi, allo stesso tempo che hanno esperienza, ci sia fisicità e ci sia quella qualità. Ecco, è un assemblaggio da parte di tutte queste caratteristiche. Quali caratteristiche dovrà avere la tua squadra? Fame, questo è poco ma sì. Ciao, sono Stefano Volpe, Mattia. Tu vivi a Padova, se non sbaglio, e sì. Comunque hai vissuto per molto tempo, sì. Per cui la fame ce l'hai anche tu. Il direttore aveva detto che cercava un allenatore con fame, per cui l'ha trovato. Credo che sia in un professionista porsi un obiettivo di arrivare più in alto possibile, poi chiamarla fame, chiamarla stimolo, chiamarla voglia di fare in modo di essere importante per poter salire di categoria, è questa la cosa. Però tante volte ci sono degli ostacoli durante il percorso settimanale, mensile, allo stesso tempo annuale di ogni ragazzo. Io sono qua, la società e il direttore, siamo qua per cercare di correggere gli errori e di fare in modo di farli rendere al massimo. Tante volte ci si riesce, tante volte non si riesce, però faremo in modo di stargli sempre addosso e allo stesso tempo di farli pedalare. È firmato un contratto annuale, Carmelo Troppicista, così? Annuale o biennale il contratto? Annuale. Realisticamente bisogna sapere. Cosa hai pensato quando è arrivata la chiamata del Padova?
Ma allora, innanzitutto c'è qualche collega qua con noi che avevo anche detto che ci sperava, perché è inutile nascondere questa cosa. Avendo giocato mi sarebbe piaciuto. La speranza ce l'ho sempre avuta. Poi è chiaro che ci sono tanti altri bravi colleghi più di me e questa non era facile la scelta. Come ripeto, ringrazio la società per questa scelta, ma oramai, come ha detto l'amministratore, siamo in ritardo, bisogna correre e non sbagliare. Quindi nel correre dobbiamo cercare di valutare tutte le buche che incontreremo in questi giorni, non farci prendere dalla frenesia e andare dai giocatori a altre situazioni, componenti che fanno in modo di costruire una società che ognuno di noi faccia in modo di correre ma di non sbagliare le entrate. Ridendo e scherzando con il direttore avevamo detto: se non abbiamo i giocatori non abbiamo una data. Virtualmente nella nostra testa ce l'abbiamo, però dobbiamo fare in modo di fare, come dicevo prima, di fare fretta ma allo stesso tempo di non sbagliare le scelte. Andate in ritiro, Carmine, se trovate i tempi brevi? Sì, anche questo ci stiamo muovendo e stiamo cercando di fare in modo di trovare la soluzione migliore per questo periodo. Ascolta, ma possiamo avere, io lo faccio una domanda a te, possiamo avere un quadro esatto in questo momento di quanti giocatori avete sottoscritto? Possono sapere quanti sono? Posso parlare? Noi tecnicamente, ma proprio per essere tranquilli e trasparenti, per essere tranquilli e trasparenti, che si parla anche di incolumità al di là dell'immagine, ma anche fattiva di una società di calcio, anche se questa è la nazionale dilettante, logicamente noi dobbiamo aspettare per qualsiasi situazione l'ufficialità della Lega al campionato di appartenenza di Bianco Scudati Padova. Se il 4 è il 4, se il 5 è il 5, se il 6 è il 6. Io ti dico, quando la Lega darà l'ufficialità, quello sarà il giorno in cui tu poi potrai instaurare qualsiasi tipo di rapporto contrattuale o di collaborazione ai fini e la pertinenza della Lega Nazionale Dilettante. No, ma per capirci, fino ad allora noi mettete se vincolati oppure no? Bloccati o no? Perché giustamente, no, come ha detto Bonetto, ce ne sono tanti che stanno scappando. Sì, e ce ne sono tanti anche che non verranno neanche, non è che quello è il problema. Il problema è che vedremo di avere dei rapporti di gentleman agreement con queste persone che si affacceranno e che vorranno iniziare a continuare un'attività con noi. Però scusatemi, questa volta andando sul mister. Pensavamo che tu ci fossi tutti i nomi dei giocatori, a tutti fuorché a Giorgio. La scelta invece del mister è stata una scelta esclusiva del direttore sportivo, allora, è stata una scelta collegiale della società. Allora, se mi concedete un attimo di divagazione, ma non per andare fuori dai schemi del mio ruolo eccetera, ma concedetemi per un fatto di vecchiaia. Quando prima si parlava di trasparenza, giustissimamente, io penso che l'obiettivo primario di questa società sia quello di porsi in maniera molto trasparente e molto forte con l'ambiente nel quale deve essere a contatto quotidianamente per un anno. Sicuramente io posso dire che è una società veramente equilibrata, ma proprio anche a livello di un'amicizia che intercorre fra le parti che hanno il government di questa società. Vi posso dire, in relazione a questo, che io ho assistito personalmente e quotidianamente, ne sono estremamente testimone, che si sta iniziando un percorso nel quale tutte le componenti finalmente andranno sotto un regime di budget, cioè torno al concetto di, penso, una serietà intellettuale, ma anche di fattibilità per garantire una continuità nel calcio, parlo in generale adesso, sia quella di avere un contrapposto tra i costi di ricavi o tra risorse o quello che si spende, importante o meno,
più paritetico possibile, più finalizzabile possibile nel tempo. Voli pindarici a livello economico portano agli sfaceli di un'azienda, che si chiami azienda normale o azienda anomala, che è il calcio, penso che sia la stessa identica cosa, come principio. Questo per dirvi cosa? Che anche nella sequenza logica nell'ambito aziendale c'è una rispondenza proprio anche nel budgetizzare quello che possono essere tutti i costi, compresi anche quelli dei calciatori. Permettetemi di dire. La scelta del mister, come tutte le altre cose che sono state fatte fino ad ora in questo momento, che va dalla più piccola spesa alla più grande spesa, qui siamo tutti presenti. Se qualcuno la pensa in contrario, o dice il contrario, può intervenire senz'altro, ma è sempre stata discussa all'ultimo euro e all'ultima forma di iniziativa di scelta da tutte quante le componenti che sono presenti. È logico che loro, che hanno un pochino di fiducia in me, mi hanno chiesto un parere più nell'ambito tecnico, ma io sono abituato veramente a confrontarmi anche con chi giustamente è la proprietà di una società. Se non c'è questo contatto e questa situazione, al di là di una gerarchia logica che ci deve essere in qualsiasi azienda, io preferisco avere a che fare con una proprietà che sia anche veramente, al di là della fiducia fattiva dimostrata, e mi dia anche una soddisfazione di rapporto importante. Il discorso precedente che hai fatto non è quindi? No, ti ho detto, siccome ho concedetto in questa mia esternazione per rispondere a quelle cose che state dette prima. E finalizzavo il discorso, non stai attento Giorgio, finalizzavo il discorso che tutte le cose che vengono fatte d'accordo, in armonia con tutte le componenti della società. No, quello ho capito, volevo dire il ragionamento prima, quando hai fatto il ragionamento del budget, che giustamente ha fatto un ragionamento, vuol dire che se uno esce dal budget rischia il fallimento. Ed è corretto come concetto, non l'hai terminato o l'hai terminato così? No, l'ho terminato. Così. Perché se uno fa una... Allora, io sono sempre, concedetemi, io penso che i più bravi sono quelli che prima di iniziare le guerriglie hanno già consolidato un'idea di quello che spenderanno o quello che costerà o quello che si ricaverà da un'annata nell'azienda che vanno a sviluppare. E quelli più bravi sono quelli che mantengono sicuramente più possibile fede a quello che si decide prima di un campionato. Sono d'accordo con tutto quello che hai detto, non sono però d'accordo con Roberto Bonetto, perché la storia è importante, quindi la storia ha una sua, visto che siete la prima squadra di Padova, ha una sua importanza, dunque bisogna valutare anche questo risultato. Poi il concetto... Avrete un microfono? No, volevo dire, sono d'accordo con tutti voi, con tutto quello che avete detto voi. Io ho detto all'inizio che avete fatto una gran lavoro, perché finalmente, come diceva Stefano, Padova viene data alla squadra dei padovani. Ma sono d'accordo con quello che ha detto Roberto Bonetto, che se ci conosciamo, che la storia è Padova è storia, perché fallire a Padova con 104 anni, non per colpa vostra, è un peso che avete sulle spalle, non indifferente, per portare gente allo stadio, per ricreare l'entusiasmo. E venire qui e dire non guardi i risultati, lo trovo un lato penalizzante. In Serie B, in Serie A avete tutti ragione. In Serie D questa società, per avere l'entusiasmo della città, per avere tanto pubblico a Leogane, deve vincere. Purtroppo non è bello sentirselo dire, io ho parlato con Carmine al telefono e anche con Fabrizio, sapete già l'idea, che dopo sia difficile, problematico, che non avete i palloni, viene tutto, viene dato atto, questo è l'impegno che dovete avere, però la storia, il momento della storia, e Padova ha una storia che non si può ripartire in Serie D, non mi interessa il risultato. Lei non mi metta delle parole in bocca che io non ho detto. Ho semplicemente detto che ci sarà un budget adeguato. Sì, d'accordo. Non che noi non vogliamo che risultato vincere. Non ho detto che non vogliamo vincere. Io avevo chiesto un pochettino di serietà e incominciamo dopo mezz'ora. No, sono sereno. Quindi a questo punto, qua ce l'abbiamo dell'allenatore di un certo livello, direttore sportivo. Noi abbiamo un budget per fare bene, un budget adeguato alle categorie di un certo livello. Poi cosa le devo dire? Devo venire qua a parlare, diciamo i campionati e dopo Roberto, non sto facendo arriviamo seconde, arriviamo terze, cioè, Roberto, dobbiamo raccontarsi le frottole.
raccontiamoci le proprie. Se lei vuole sentirsi delle proprie, Roberto, ci davamo.